Possibile che uno come Conte, arrivati a maggio, non ha niente ancora in mano? Ecco, fa un po' riflettere questa cosa. Quindi, ragazzi, signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi, in questo martedì 14 maggio, siamo qui riuniti per parlare di calciomercato, ragazzi, perché ieri sera ci sono stati degli aggiornamenti interessanti su Antonio Conte che voglio commentare insieme a voi. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, ragazzi, mi raccomando, stiamo aumentando di parecchio gli spettatori che guardano i video, però questi spettatori nuovi non si stanno iscrivendo. Fatelo perché è totalmente gratis e mi aiutate poi con la crescita, ecco, di questo canale. E attivate poi la campanella, mi raccomando, che è totalmente gratis. Allora, siamo qui, ragazzi, nella location alternativa. Sì, mi sono tagliato la barba e mi sento che mi manca qualcosa. Ecco, comunque, a parte gli scherzi, cominciamo, ragazzi. Allora, voglio un attimo prima commentare delle notizie, diciamo, secondarie, tra virgolette, molto velocemente. Poi parliamo, nella seconda parte del video sulle parole del vice di Conte, perché ieri ha parlato il vice di Conte. Allora, cominciamo dalla prima notizia che riguarda una dichiarazione, una clamorosa indiscrezione di Chiariello che, se non sbaglio, ieri ha parlato ai microfoni di TV Play, anzi in streaming, perché era una diretta streaming su Twitch, e ha parlato praticamente di una nuova ennesima retroscena su una cessione del Napoli. Ha detto praticamente che, vi leggo il virgolettato, qualche mese fa De Laurentiis ha ricevuto un'offerta da oltre 900 milioni per la cessione della SSC Napoli dagli USA. Non è stata minimamente presa in considerazione. Allora, innanzitutto, già che mi metti questi avverbi indefiniti, guardate come sono forbito, qualche mese fa oltre 900 milioni, cioè, io non so onestamente quanto vale il Napoli, so che ci sono delle variabili da tener conto, come ad esempio il valore della rosa, il valore del brand, del marchio, le sponsorizzazioni, il seguito che ha la squadra, quindi ci sono varie cose che vanno a comporre il valore di una società. Però su una cosa sono abbastanza convinto: un imprenditore intelligente vende la sua società nel momento del picco e non nel momento negativo. Se questa notizia fosse uscita, che ne so, a ottobre, ok? Allora sarebbe stata secondo me più verosimile, perché qualche mese fa, quindi tu fai un calcolo, che so, 2 o 3 mesi fa, quindi siamo a giugno, cioè nel momento subito dopo la vittoria dello scudetto. Quello sarebbe dovuto essere il momento giusto per vendere il Napoli, perché tu hai vinto lo scudetto, sei fresco di una qualificazione ai quarti di Champions, quindi sei nel tuo apice. È lì che un imprenditore intelligente vende la società, ok? Quindi che tu mi fai uscire questa notizia adesso, che è maggio, io con qualche mese fa capisco, che ne so, gennaio, febbraio, se no avrebbe dovuto dire l'estate scorsa. Se avesse detto l'estate scorsa, ok. Queste notizie sulle cessioni del Napoli, io, ragazzi, onestamente non ci do manco più tanto peso, perché poi, guarda caso, escono sempre fuori quando il Napoli va male. Tra l'altro, l'altro giorno è uscita anche una notizia del mattino che erano arrivati degli sceicchi arabi a Napoli per parlare con De Laurentiis. Sono cose che si ripetono ciclicamente durante gli anni, però vi ripeto, il momento esatto e giusto per vendere il Napoli era l'estate scorsa, perché tu sei fresco di scudetto e quindi lì il brand Napoli raggiunge il picco. Se non l'ha venduto in quel momento, ragazzi, vuol dire che non ha intenzione di vendere. Sarebbe stupido De Laurentiis se lo vendesse adesso, perché adesso il Napoli si è svalutato, cioè sarebbe proprio da stupidi fare una roba del genere. Lo venderà se vuole, magari dopo che l'avrà rivalutato, ma di certo venderlo adesso sarebbe una roba proprio da stupidi e da dilettanti. Ecco, mi viene da dire questo. Quindi questa notizia di Chiariello che ha dato, onestamente, lascia un po' il tempo che trova. Ultima notizia, diciamo, di quelle secondarie, tra virgolette, è, ragazzi, il famoso silenzio stampa che aveva annunciato Lombardo nel post Napoli-Bologna è già finito, perché giovedì il Napoli terrà una conferenza stampa per la presentazione del ritiro di Di Maro. Tra le altre cose, il Napoli sul suo canale YouTube ieri
ha caricato un video dove c'era un'intervista a Simeone. Quindi questo silenzio stampa quanto è durato? È durato il post Napoli-Bologna, poi dalla mattina seguente è già finito. Non ho capito. Non si è capito. Ecco, questi ragazzi, qua rientriamo in uno dei famosi problemi del Napoli, la comunicazione. Non c'è comunicazione trasparente, perché se tu mi dici che c'è un silenzio stampa in atto, allora perché c'è sta questa conferenza stampa appena 3 giorni dopo il silenzio, l'annuncio del silenzio stampa, che è stato un silenzio flash? Cioè, capito quello che dico? Comunque, giovedì ci sarà una conferenza per la presentazione del ritiro di Di Maro, ragazzi, e se ci saranno cose interessanti ci farò il video. Già so, diciamo, sono convinto che all'inizio della conferenza Lombardo dirà niente domande sul mercato, sul nuovo allenatore, su quello sono sicuro, dirà questa è una conferenza per il ritiro di Di Maro e si parla solo di quello. Ci metto la mano sul fuoco che dirà così. Quindi, diciamo, archiviata quest'altra notizia, passiamo adesso alla ciccia, all'argomento che tutti aspettavano. Allora ragazzi, ieri sera Christian Stellini, ovvero il vice di Antonio Conte, storico vice, ha rilasciato, diciamo, un'intervista tra virgolette a Telelombardia. Telelombardia non è una cosa da sottovalutare. Ha detto varie cose che adesso vi andrò a leggere. Allora, vi leggo proprio il virgolettato. La voglia di tornare è tanta e su questo diciamo che siamo abbastanza tranquilli. L'anno è stato vissuto all'insegna del lavoro e dell'aggiornamento. C'è sempre voglia di migliorarsi. Nella prossima avventura ci saranno novità tattiche. Il mister porterà modernità e imprevedibilità. È difficile per tutti far coincidere le esigenze di un club con quelle di un allenatore. Conte è un allenatore esigente che però ha sempre avuto grandi risultati. I progetti ambiziosi non hanno sempre a che fare con giocatori costosi. Attenzione a questa frase. Quando era all'Inter, Lukaku è stato un giocatore molto richiesto da Conte, ma ha determinato uno scudetto, ha segnato parecchi gol ed è stato rivenduto a un prezzo più alto. Va sfatato un luogo comune. Conte ha preso squadre che dovevano crescere. Ci colleghiamo al fatto di prima della cessione del club, cioè in questo momento il Napoli è in un momento di svalutazione, quindi deve risalire, deve ricrescere. Conte non è assolutamente uno che sceglie solo progetti top. Leggo che Leao era stato vicino all'Inter quando c'era Conte, ma se si fosse preso lui non sarebbe arrivato Lukaku. E Conte ha fatto la scelta migliore per quel momento e per le sue esigenze. E vabbè, normale. Conte ha vinto spesso subito, ma non è detto che debba essere sempre così. È un allenatore che spinge tutti a dare il 100% e anche di più. In qualche situazione Conte è andato via anche in modo prematuro, tipo il Tottenham, ma ha lasciato squadre più mature, con un tipo di gioco collaudato, con un patrimonio migliorato. Le scelte di Sanchez, Vidal, Kolarov vennero fatte perché erano a parametro zero. Quindi qua, diciamo, quasi a voler dire, non è vero che Conte prende giocatori anziani, diciamo tra virgolette. Quello è stato un caso particolare perché erano occasioni a parametro zero. Quando devi investire su Hakimi lo paghi 40 milioni e Conte dice di sì. Un anno dopo viene rivenduto a 80, quindi a confermare comunque che Conte valorizza la rosa che ha a disposizione. Ricordiamoci anche di Kulusevski al Tottenham, ragazzi, Kulusevski con Conte fece molto bene. Tra Torino e Milano che strada preferireste prendere? Non lo so, lui sceglierebbe il progetto. Tutte le grandi squadre come il Milan possono diventare progetti adatti per noi. Non ne abbiamo mai parlato onestamente. Il Milan è una squadra forte, seconda in classifica, con un gap da colmare rispetto all'Inter. Pioli ha mostrato grandi cose, nella storia di Conte questi gap sono stati colmati. Arriva la Juve torna a vincere. Arriva l'Inter e l'Inter torna a vincere. Queste sono state le parole del vice di Antonio Conte. Allora, prima cosa ragazzi, io ho letto in giro che questa, diciamo, queste dichiarazioni del vice sono una leccatina, diciamo, un tentativo di Conte di elemosinare la panchina del Milan. Ora ragazzi, cosa ho detto prima? Tenete a mente il Telelombardia, perché ragazzi, se tu vai a Telelombardia è normale che ti metti a parlare dell'Inter o del Milan. Se queste dichiarazioni le avesse fatte a Canale 21, per esempio, a Radio Kiss Kiss Napoli, avrebbe parlato solo del Napoli. Cioè, il fatto che Conte parli del Milan è perché sta a Telelombardia. La cosa più che altro che a me fa pensare e che mi sorprende è che Conte al 14 maggio è ancora a piedi e nessuno lo vuole.
Perché ragazzi, queste parole sono parole di un allenatore che sta cercando in tutti i modi di trovare una panchina. Cioè, queste ragazzi sono le stesse parole che fece Mazzarri prima di venire a Napoli. Sono le stesse, cioè si è fatto un'automarchetta nei suoi confronti per dire: guardate che io mi sono aggiornato, sono diventato migliore di prima, ho studiato. Vi ricordate, no, le parole di Mazzarri? Ho studiato il quarto dedo di Spalletti, ho fatto il corso di simpatia. Cioè, sono quelle classiche parole che tu vai a dire perché stai cercando in tutti i modi di trovare una nuova panchina a disposizione. E sta cosa da Conte non me l'aspettavo, perché comunque Conte è un allenatore di un certo livello, però i fatti dicono che al 14 maggio Conte ha zero panchine a disposizione. E ripeto, lui non sta elemosinando la panchina del Milan, sta elemosinando in generale una panchina. Vediamo varie squadre che si stanno muovendo sugli allenatori, però alla fine dei fatti, se notate, nessuno vuole Conte. Nessuno. All'estero nessuno l'ha cercato. Ma non so poi se lo United cambierà panchina e prenderà Conte, forse lui sta aspettando quello. Però siamo arrivati al 14 maggio e non si è mosso niente diciamo, verso i suoi confronti. E questa cosa secondo me potrebbe essere un assist importante per De Laurentiis. Perché? Perché adesso Conte, secondo me, vedendo che non ha opzione a disposizione e vedendo comunque che lui è in cerca disperata di una panchina, perché se tu rilasci queste parole vuol dire che tu stai disperatamente cercando una panchina. Ecco, questa cosa potrebbe essere positiva per il Napoli. Perché? Perché tu in questo momento avresti il coltello dalla parte del manico, perché l'allenatore vuole una panchina per non restare fermo un altro anno, però in contemporanea sa che nessuno lo vuole prendere e quindi l'unico club che pare sia interessato a Conte è il Napoli. Allora tu devi accontentarti, tra virgolette, cioè se prima magari chiedevi 9 milioni perché eri forte del fatto che stavi a novembre e quindi nel mentre poteva arrivare qualche altro club, adesso ti devi accontentare magari di 6, di 5 milioni perché sai che nessuno ti viene a prendere e tra un mese inizia la nuova stagione. Quindi attenzione ragazzi, perché se nelle prossime settimane nessun club oltre al Napoli si interessa a Conte, allora lì io credo che sia il momento giusto. E penso, diciamo, dopo questa intervista mi sto un po' più convincendo sul fatto che Conte possa arrivare a Napoli. Però ripeto, viene a Napoli perché non c'è niente a disposizione. Perché poi ragazzi, dobbiamo dirci la verità, lo stipendio che chiedeva Conte a novembre, a ottobre, no, 7, 8, 9 milioni, quelli sono ingaggi da Premier League, non sono ingaggi da Serie A. E mi sono andato a vedere la classifica degli stipendi della Serie A attuale e ho trovato un articolo di Calcio e Finanza del 5 settembre, quindi di inizio stagione. Praticamente l'allenatore più pagato in Serie A sono due. Quando sentirete i nomi vi metterete le mani nei capelli: Allegri e Mourinho. Allegri e Mourinho sono gli allenatori più pagati nell'attuale Serie A, prendono 7 milioni netti, 7 milioni. Il terzo è Inzaghi, 5,5, poi c'è Pioli a 4, Garcia a 3, Gasperini a 3 e Italiano a 1,7, quindi vari Pioli, Gasperini e Italiano, diciamo che sono più nomi che economicamente sono più verosimili rispetto a un Conte. Se tu Conte chiedi 7-8 milioni, già di base è difficile che un club di Serie A ti venga a prendere, perché sono cifre oggettivamente fuori portata per un club di Serie A, sono cifre queste da Premier League. E quindi io penso che nelle prossime settimane Conte abbasserà le richieste soprattutto sull'ingaggio, perché io poi ho messo da parte anche un articolo di Pedulla, che è di oggi appunto, di stamattina, che è un'esclusiva, che praticamente ci ha detto che c'è stato un incontro a Torino tra il Napoli e Conte. Pedulla poi ragazzi ci ha fatto anche sapere le cifre del potenziale contratto: 6,5/7 milioni netti base più altri 2 milioni legati alla qualificazione in Champions. Dalla stagione successiva questi 2 milioni bonus entrerebbero nella base fissa. Quindi cosa ha detto Pedulla? Il primo anno 6,5 milioni/7, l'anno dopo 8,5/9. Onestamente quest'ultima cosa la vedo un po' impossibile. Ripeto, 8 milioni e mezzo netti
in Serie A sono tantissimi, onestamente, quindi io non lo so onestamente. Però, ripeto, se entro un mese nessuno è interessato a Conte, secondo me queste cifre potrebbero addirittura anche abbassarsi. Credo che in questo momento l'alleato migliore del Napoli è Padre Tempo, l'attendismo. Cioè, in questo momento, secondo me, il Napoli sta attuando anche una tattica un po' attendista, perché se tu aspetti ancora un pochettino, secondo me Conte abbassa un po' di più le pretese e secondo me cede anche su qualche richiesta, tipo il controllo totale dell'area. Cioè, secondo me Conte, pur di non restare un altro anno fermo, cederebbe su delle richieste che magari a ottobre o a dicembre sembravano impossibili. Ecco, questo voglio dire, perché questa intervista del vice a Tele Lombardia mi ha dato questa sensazione, cioè Conte sta elemosinando una panchina, e il fatto che a maggio nessuno l'ha preso ancora, a me onestamente fa un po' pensare. È possibile che uno come Conte, arrivati a maggio, non ha niente ancora in mano? Ecco, fa un po' riflettere questa cosa. Quindi ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, ditemi un po' la vostra. Io diciamo che io continuo a pensare che Conte non verrà, però la cosa certa è che praticamente ce l'ha detto lui. Vuole disperatamente una panchina, quindi secondo me è anche disposto a cedere su alcune richieste ed abbassare un po' le pretese. Quindi detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque, forza Napoli!